Amici di Battista 70 Phon, in precario equilibrio, perché ho cercato di fare star dentro tutto nell'inquadratura, vi faccio vedere come funziona l'USB host sul Sony Xperia Tablet Z. Allora, per sbloccare lo schermo non devo fare altro che muovere il mouse. Ora il mouse non lo vedete, ma fidatevi che c'è. Vedete la freccina, poi scorro verso il basso e lo schermo si anima. Oppla. E lo schermo si animava. Ok, si è animato. Possiamo scorrere lateralmente, come potete vedere, tramite il mouse abbiamo la possibilità di scorrere. Non è semplicissimo. Andiamo ad esempio ad aprire il nostro sito. Vi farò vedere che col doppio tap, per quello che riuscite a vedere, non so quanto riuscite. Possiamo usare la rotellina per scorrere tranquillamente. Col doppio clic si dovrebbe ingrandire, diamogli il tempo di caricare. Ok, si era già ingrandito, non mi ero accorto io. Col doppio clic, in teoria, ok, questo Candy Crush Saga, non so cosa sia, non mi interessa. Come vedete, si riesce tranquillamente a fare di tutto. Allora, vediamo col tasto destro cosa fa. Nulla, succede come clic. Col tasto sinistro non riesco a tornare indietro, nessun problema. Usiamo il tasto Esc della tastiera. In questo caso non funziona, allora chiudiamo manualmente e poi usiamo il tasto ESC e come vedete ci ha fatto tornare nella schermata principale. Possiamo sempre scorrere, è un po' difficoltoso, ma anche perché ho il filo abbastanza piegato qui e non riesco a farlo scorrere. Allora, che altro dire? Possiamo vedere che ci sono alcuni comandi della tastiera che funzionano, tipo abbassare il volume, alzarlo, far partire una canzone che avevamo già in sottofondo. Oppure la possiamo mettere in pausa. Abbiamo la possibilità ovviamente di scrivere. Andiamo ad aprire ad esempio Gmail, gli diciamo una nuova mail. Sì, non mi interessa se vedete la mia mail, tanto la conoscono ormai tutti. Funziona il tastierino numerico una volta abilitato. Una volta abilitato funziona anche il tastierino numerico, come potete vedere. Qua possiamo scrivere tranquillamente, ciao amici, eccetera, eccetera. E come vedete funziona senza nessun problema. Poi col tasto ESC torniamo sempre nella schermata principale. C'è da dire che tranquillamente si vede, cioè si riesce ad usare ed è un supporto USB host completo. Se collego la chiavetta all'abbettino non ce la fa, mi dice che va in sovraccarico di corrente. Ho provato a collegare anche un hard disk da 500 giga, ma ho notato che non lo carica. Come possiamo fargli vedere la chiavetta? Niente, in modo abbastanza classico, stacchiamo ora tutto l'ambaradan che abbiamo qui, gli colleghiamo la sola chiavetta. Scusate, ho fatto un po' di casino. Colleghiamo la sola chiavetta, dovrebbe vedere, ok, vedete, preparazione. Ok, ci dice che è possibile trasferire. Ora magari mi avvicino un po' con lo zoom, almeno riuscite a vedere meglio quello che sto facendo. Vi assicuro che io sto sudando per fare quello che sto facendo. Andiamo ad esempio nei programmi, ad esempio nelle app. Andiamo a chiamare Astro File Manager. Dovrebbe essere nei miei file 2. No, scusate, adesso devo cercarlo. Allora, i miei file. Andiamo a cercare nel dispositivo. Dovrebbe, eccolo qui, abbiamo un USB disk. Probabilmente è questo. Sì, è questo, perché ad esempio c'è il trailer di Home in italiano. Anzi, no, questo è proprio il film completo. Come vedete lo vediamo benissimo dalla chiavetta, intanto possiamo ammirare lo splendido display. Scusate, ho tirato una craniata alla fotocamera, questo è diventato, ok, va bene, devo ancora riuscire a vederlo, oppure ci possiamo sentire tranquillamente la musica, sentiamola con la sua applicazione. Intanto avete modo anche di apprezzare l'audio che è veramente notevole. Come vedete la chiavetta viene vista tranquillamente, poi per la rimozione è molto semplice. Scusate, io ho il vizio di fare sempre il back, che non serve un accidente.
Da qua lo possiamo disconnettere, abbiamo disconnesso la chiavetta e siamo in tutta sicurezza. Come avete visto, la funzione USB host è supportata al 100%. Sì, vabbè, adesso lì mi dice che l'ho rimozione, che l'ho fatto la rimozione, che non è vero perché ho fatto quello che ha detto lui, vabbè, fa niente. Come vedete, l'USB host è supportato pienamente con un abbettino di quelli lì, riuscite a vedere tutto. Idem, adesso non l'ho fatto, ma se vogliamo possiamo collegare un card reader e viene letto anch'esso senza nessunissimo tipo di problema. Vabbè, niente, era una velocissima prova, volevo farla nella video recensione generale, ma sarebbe stato un po' troppo un casino a livello logistico. Ho preferito farla adesso. E con questo concluso, saluto da Loris, alias Battista 70 per Battista 70 Phone. Ciao! Battista 70 Phone. The human sensor technology.